No, vedevo che sei ispirato. No. Sei in forma? No. Anni, ma oggi riuscirai a tenere la bada, Davide? Smettila, dai. Ascolta, ma di che partito sei? Una tragedia. Non ha funzionato il feeling tra me e la mia corriera. Il feeling. Oggi ultimo giorno di regate, andiamo in mare per controllare, diciamo, per difendere la leadership. Davide, quanti ne hai fregato oggi con la 42? No, io. Tu quanti? Uno. Cosa ci fa qua a combattere quei ragazzini? No, sono loro che combattono. Rispolvero le armi, tolgo la ruggine dopo anni di inattività. Prendo un po' di adrenalina perché sennò su quelle barche da grandi ci si rimbambisce. Ma alla fine con gli scarti siete riusciti a vincere? Sì, ce l'abbiamo fatta, noi speravamo di fare almeno una prova oggi, siamo riusciti a farne una al pelo e abbiamo regattato bene marcando l'ista sardo. La vostra giornata clou è stato il secondo giorno? Sì, secondo giorno quando c'era più vento, noi che siamo più pesanti del resto della flotta siamo riusciti a fare due primi e l'ultima un quinto. Per cui ci siamo ritirati subito su e abbiamo dovuto solo mantenere, cercando di non sbagliare. Ascolta, invece questi due piazzamenti brutti da cosa sono dovuti? Ogni tanto anche, si dice che anche i velisti migliori ogni tanto hanno un po' di sbandamento e quindi anche noi un giorno poco vento, onda, noi sempre pesanti e non siamo riusciti a trovare il giusto feeling con la barca. Ascolta, quest'anno sembra che ormai la ranking list sia una questione tra voi e Meloni Gemini. Beh sì, credo proprio di sì, ma l'obiettivo di quest'anno sia per noi che per Meloni non è ovviamente la ranking ma il mondiale di fine luglio, per cui sono tutti allenamenti per il mondiale. Al mondiale voi arrivate più a punto, mi sembra che Meloni e Gemini abbiano qualche problemino con vento. Ma loro hanno più problemi di bolina e noi ne abbiamo di poppa, quindi cercheremo noi di prendere da loro e loro di prendere da noi per arrivare al mondiale sperando di giocarcela insieme. Bravi. Grazie. Ma una bella regata, abbiamo trovato condizioni un po' difficili, strane per Cagliari, però la giuria ha fatto un buon lavoro, siamo soddisfatti.
Ascolta, ma questa seconda giornata? Seconda giornata con lo scirocco è stata un po' una delusione però, per noi, però vabbè, ci sta. Un po' troppa pioggia. Ma voi giudici temete un po' gli allenatori? Sì, guarda, abbiamo una paura che ci menino perché sono grossi, abbiamo paura di loro. E sono cattivi. E sono cattivi.